L'Isola dei Famosi, Francesco Monte e Eva Enger hanno fatto pace in TV. Colpo di scena all'Isola dei Famosi 2018, pace fatta tra Francesco Monte e Eva Enger. Colpo di scena all'Isola dei Famosi 2018 nel rapporto tra Eva Enger e Francesco Monte. Come ben saprete, infatti, quest'anno i due sono stati al centro delle polemiche in questa 13ª edizione della reality show condotto da Alessia Marcuzzi. La Enger, infatti, ha accusato Monte di aver fatto uso di droghe in Honduras e di aver comprato marijuana da un uomo del posto, che successivamente avrebbe offerto anche ad altri concorrenti di questa edizione. News Isola dei Famosi 2018, Francesco e Eva amici in TV. Affermazioni shock, che tuttavia Francesco Monte ha rigettato al mittente, affermando che non sono affatto gere le illazioni fatte da Eva Enger anche se poi ha scelto di abbandonare definitivamente il cast dell'Isola dei Famosi 2018 per poi rientrare in Italia e affrontare la questione in prima persona, visto il grande clamore che questa situazione aveva suscitato sul web e sui social. Martedì scorso durante la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2018 in diretta TV abbiamo visto che Alessia Marcuzzi ha svelato al pubblico che Francesco Monte ha scelto di non prendere parte alla diretta della trasmissione in quanto non voleva rivedere in studio la sua nemica Eva Enger e così ha mandato solo un videomessaggio trasmesso dalla conduttrice. Eppure le ultimissime news di queste ore rivelano che tra Francesco Monte e Eva Enger potrebbe tornare la pace al più presto. Ieri sera nel corso della nuova puntata delle Iene trasmessa in televisione su Italia 1 abbiamo visto che gli inviati del programma hanno provato a far pace ai due concorrenti dell'Isola dei Famosi e in parte ci sono riusciti. Eva Enger e Francesco Monte fanno pace alle Iene? In primis gli inviati delle Iene si sono recati da Francesco Monte al quale hanno consegnato una maglietta con sopra stampata la faccia di Eva Enger e gli hanno chiesto se fosse disposto a mettere una pietra sopra su questa brutta vicenda evitando così di passare per il tribunale. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere disposto a far pace con l'Enger, aggiungendo che non ha nulla contro di lei. Successivamente sono andati da Eva, la quale anche lei dopo aver ricevuto una maglia con sopra stampata la faccia di Francesco Monte, ha ammesso di non aver problemi a fare pace con lui. I due poi si sono sentiti telefonicamente e sembrerebbe per davvero che siano disposti a mettere una pietra sopra a questo scandalo droga dell'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi 2018.